Ciao da Diego di Tecnofon, ci troviamo nello stand di Opera e abbiamo la versione di Opera Mobile 10.0 sul Nexus One. Mi hanno detto che diciamo non è disponibile a download, però dovrebbe essere disponibile per le aziende, ovvero se HTC un giorno dovesse decidere di introdurlo come software di navigazione, allora potrà farlo. Non è da escludere che in futuro possa, diciamo, essere disponibile anche nel market. Adesso qua vedete il caricamento della pagina, qua in basso abbiamo i classici tab di Opera, abbiamo le impostazioni. Possiamo switchare tutte le pagine aperte. Abbiamo il pulsante reload e questa è la pagina. Non abbiamo il multitouch, ma abbiamo lo zoom col doppio tap. Come vedete è davvero veloce, perché lo scrolling è ottimo. Proviamo a cambiare pagina. Qui siamo su Twitter, chiaramente funziona anche in landscape. Diamo un'occhiata alle impostazioni. Abbiamo la possibilità di mettere i widget, abbiamo Opera Turbo, possiamo vederlo in modalità mobile, è veramente, veramente completo. Abbiamo la start page con la barra di ricerca, la barra per inserire gli indirizzi e i preferiti con gli altri preferiti. Questo era Opera 10 installato su Google Nexus One e su Android. Un saluto da Diego di Tecnofon. Ciao!